Oggi vedremo insieme come comandare un corpo illuminante attraverso tre punti distinti di comando, utilizzando due deviatori ed un invertitore. Il deviatore è quel particolare interruttore che ha tre morsetti. Meccanicamente devia la corrente da un morsetto comune agli altri due. Quindi cosa succede? A seconda dello stato di questo particolare interruttore, il morsetto comune viene messo in continuità con uno degli altri due e viene scollegato dall'altro. Quindi cosa succede? Viene appunto deviato la continuità dell'ingresso comune con gli altri due. Sfruttando questa particolare proprietà abbiamo visto che due deviatori collegati in un particolar modo ci permettono di comandare un corpo illuminante attraverso due punti distinti. Quando vogliamo aggiungere un altro punto di comando, ci serve l'invertitore. L'invertitore è un altro particolare interruttore, però costituito da quattro morsetti e quindi da due coppie di morsetti. Cosa succede? Una coppia di morsetti, a seconda dello stato meccanico del dispositivo di comando, collega in maniera incrociata o meno l'altra coppia di morsette. Quindi cosa succede? Supponendo che una coppia di morsette sia A e B e l'altra coppia di morsette sia 1 e 2, in uno stato A sarà collegato con 1 e B sarà collegato con 2, nell'altro stato A sarà collegato con 2 e B sarà collegato con 1. Sfruttando questa proprietà e collegandolo in un particolar modo che adesso vedremo insieme agli deviatori, la topologia di questo circuito ci permette di comandare un punto lambda da tre punti distinti. Quindi ogni volta che uno dei tre dispositivi cambia stato, il corpo illuminante o si accende o si spegne a seconda di come l'abbiamo lasciato prima. Quindi ci permette di commutare lo stato da acceso a spento o viceversa, semplicemente agendo su uno dei tre dispositivi di comando in maniera arbitraria. Per effettuare il collegamento ci concentriamo innanzitutto sul primo deviatore. Individuata la fase dalla scatola di derivazione, andremo a effettuare il collegamento, in questo caso con un morsetto, e deriviamo la fase verso il morsetto centrale del deviatore. A questo punto prepariamo una coppia di cavi unipolari che collegano i due morsetti liberi del deviatore con una coppia dell'invertitore. Prepariamo un'altra coppia di cavi e colleghiamo l'altra coppia di morsetti dell'invertitore con i morsetti liberi dell'altro deviatore. Il morsetto comune di quest'ultimo deviatore va collegato a un terminale della lampada. L'altro terminale della lampada va collegato al neutro della sorgente di alimentazione. E chiudiamo il collegamento con un morsetto. Ricapitolando, abbiamo la sorgente di alimentazione, neutro e fase. Quindi la fase viene derivata verso il primo deviatore. Dal primo deviatore esce una coppia di cavi unipolari che si collega alla prima coppia di morsetti dell'invertitore. Dall'altra coppia di morsetti parte una coppia di cavi unipolari che si collega ai morsetti liberi dell'altro deviatore. Dal morsetto comune dell'altro deviatore viene collegato un terminale della lampada. Dall'altro terminale della lampada, che è il neutro, si chiude il circuito con il neutro dell'alimentazione. Quindi dobbiamo stare attenti a capire dove si trova l'invertitore, in modo tale che dall'invertitore partono due coppie di cavi unipolari, una che si dirige verso un deviatore e l'altra che si dirige verso l'altro deviatore. Da un deviatore deve partire un cavo che va verso la fase, quindi va a collegarsi alla fase, e dall'altro deviatore partirà un cavo
che va a finire in un terminale del corpo illuminante. L'altro terminale andrà a finire al neutro dell'alimentazione. Quindi, per verificare che il collegamento sia andato a buon fine, diamo alimentazione al circuito e troviamo la lampada accesa. Però, se agiamo su uno dei tre interruttori, dovrebbe spegnersi. Ho la possibilità di accenderla da un altro e spegnerla da un altro ancora, oppure agire su quelli stessi. La variazione di stato di uno dei tre mi permette di commutare lo stato del corpo illuminante. Spento, acceso, spento, acceso, spento, acceso.